Buonasera. Prendo spunto da uno degli ultimi video del grandissimo Daily Mailov, per la precisione due video ha fatto su questo argomento, riguardo l'effetto negativo che avrebbero i videogiochi violenti sul comportamento reale delle persone. In questi video lui sembra sposare abbastanza questa tesi e per farlo cita delle ricerche scientifiche, per dire, non sono io che sono un troll che dico le cose che mi vengono in mente, ma ci sono degli scienziati che nei loro studi dimostrano questo. E questo è proprio il punto che io voglio discutere, perché c'è questa abitudine, a mio parere, dannosa, o perlomeno sbagliata, inesatta, di prendere delle pubblicazioni, degli articoli, degli studi fatti da qualcuno e presentarli come fossero scienza. Ora, non so se voi avete esperienza di pubblicazioni scientifiche, ne avete fatte, o comunque sapete come funziona il mondo della ricerca, ma diciamo in poche parole che una pubblicazione, un articolo, non vanno presi per oro colato. E mi spiego, mettiamo che ci sia un problema classico, tipo l'eliminazione, l'identificazione del volto di una persona in un'immagine. Cosa succede? Uno vuole fare un articolo su questo argomento. E tutti gli articoli hanno un certo format standard, tipo titolo, eliminazione del problema, identificazione dei volti di una persona in una singola immagine, secondo Noreg. Quindi, spiegazione del problema, il problema è da una singola immagine identificare il volto, bla bla. Algoritmi precedenti, questo problema è stato studiato da Pinco Pallino, da. Il metodo Noreg, io voglio fare così e così, risultati sperimentali, come potete vedere, il volto è perfettamente identificato con un click, quindi abbiamo con il nostro algoritmo migliorato di un fattore 10 quelli precedenti. Poi dopo cosa succede? Dopo un mese esce un altro articolo che dice, bene, identificazione del problema, soluzioni precedenti, questa, quella di Noreg, il nostro algoritmo fa così e così e migliora di un fattore 10 tutti quelli precedenti. Ecco, se tutto questo fosse vero, dopo un anno avremmo i computer che vanno alla velocità della luce. Praticamente accendi Photoshop, ta! E tutte le foto sono sistemate in un decimo di secondo. Questo non succede perché diciamo che quando si fa un articolo, chi lo fa deve essere entusiasta rispetto ai propri risultati, perché deve ottenere fondi, deve pubblicare tanto, deve far vedere che raggiunge dei risultati. Insomma, poi la sua tesi è quello che lui vuole dimostrare, quindi per forza deve vendere se stesso un po'. Quindi stai dicendo che non hanno valore le ricerche scientifiche? No, ma qual è il vero valore di una pubblicazione? A meno che non sia quella su 10.000 che la teoria della relatività, allora quella andrà a fare scienza, ma la stragrande maggioranza di queste pubblicazioni, soprattutto in ambito sociologico, servono come spunti di riflessione per gli esperti del settore. Questo è fondamentalmente lo scopo di una pubblicazione. Mentre i mass media tendono a prendere gli articoli, le pubblicazioni fatte da qualcuno in chissà quale università come scienza. E ne vengono fuori quei titoli curiosi, tipo avete mal di testa? La colpa è del peperoncino. Una ricerca americana studiata che mettendo 10 persone a mangiare peperoncino. Statistiche. Che, diciamoci la verità, spesso lasciano il tempo che trovano. Perché negli studi citati si diceva che se 10 persone sono messe a videogiocare per un tot numero di ore, poi ne vai a misurare i parametri cerebrali delle risposte e scopri che c'è un'alterazione. Ma anche senza toccare i videogiochi, se prendi i bambini che giocano con i fucilini, pam pam, morto, tu, ecco, noi siamo nazisti, tu. Beccato il nemico, però prendiamolo, torturiamolo, ah, l'ebreo lo mettiamo nella camera a gas, cose più terribili, no? Dei giochi dei bambini. Scommetto che se vai a misurargli l'amigdala, la produzione di non so che proteina, la trovi che ci sono dei valori alterati, perché poi ci sentono i bambini nel gioco, si immedesimano. Però, finito il gioco, arriva la nonna, fa, ragazzi, bambini, su, fate i buoni che ora bisogna andare a messa. Ecco, i bambini fanno i buoni e dopo se vai a rimisurargli l'amigdala, usando termini a caso, scopri che è ritornata nella norma, perché è normale che noi non sappiamo neanche precisamente la relazione vera che c'è tra i nostri valori fisiologici e come questi vanno poi a innescare i comportamenti, cioè bisogna prendere con le pinze le cose.
beh, e allora mi potete dire a questo punto, cos'è che fa scienza? Perché se nessun articolo va preso come oro colato, e beh, la scienza, ragazzi, la fanno i libri di testo. Quando una teoria ha un certo numero di anni, viene sperimentata, viene ben inquadrata dal punto di vista scientifico, ed entra in un libro di testo universitario, allora si può citare quella fonte lì come riferimento scientifico, quella è scienza. E a questo proposito, visto che si parla in sostanza di psicologia sociale, qui c'è un libro di psicologia sociale, del Psicologia sociale di David Myers. Tra l'altro lo comprai questo in una biblioteca universitaria, quindi voi studenti di psicologia probabilmente ce l'avete come libro di testo nel biennio. Ebbene, su questo libro dove c'è scienza, troviamo un risultato scientifico, al capitolo 4, che è l'errore fondamentale di attribuzione. E secondo me questo in psicologia sociale equivale a quello che è in fisica la formula F uguale M per A, che è il 90% della fisica, cioè della fisica della meccanica, cioè il movimento dei corpi applicato a dei corpi che hanno una velocità e una massa paragonabile con quella umana, per essere precisi. Comunque in questo campo la formula F uguale M per A è molto importante e in psicologia sociale l'errore fondamentale di attribuzione è molto importante. Cosa dice questa formula? La tendenza degli osservatori a sottostimare nel comportamento degli altri le influenze situazionali e sovrastimare quelle disposizionali. Cazzo ha detto. Se c'è uno in strada che urla e te chiede a qualcuno: ma perché quello lì urla? Perché è stronzo. Questo è responsabilità sua. Invece no, magari urla perché qualcuno lo sta inseguendo con un coltello per ammazzarlo e questo dipende da un fattore esterno. Bene, noi tutti tendiamo, è stato dimostrato scientificamente, a sovrastimare la componente individuale rispetto a quella che arriva dall'esterno, quella della situazione in cui si trova l'individuo. Basta pensare al problema su cui ho fatto un video di recente del sovraffollamento delle carceri. Come molti vedono il problema della criminalità in generale. Cioè, la società è sana, è perfetta, però ci sono i crimini perché il singolo criminale, problema esterno, arriva e delinque. Allora, isoliamo lui, condanniamo lui, ammazziamo lui, risolto il problema. E invece no, perché non hai eliminato gran parte della causa, che non è dell'individuo, ma dell'individuo come prodotto della società, ossia di cause esterne, della situazione in cui nasce, cresce e si trova quell'individuo. E però le cause non si affrontano. E perché mi chiedo se, appellandoci alla scienza, questo è un risultato scientifico che noi sottostimiamo il fattore ambientale, il fattore della società nei comportamenti delle persone. E però in questo caso la scienza viene bellamente ignorata. E si continua a affrontare il problema delle carceri come quello dell'acqua che ti piove in casa. Perché se ti piove in casa ti vai a cercare il buco che c'è sul tetto, no? Non è che te la prendi con le gocce d'acqua, dico, le gocce d'acqua bastarda che mi bagnano per terra, io le ammalo, prendo un catino e le butto tutte dentro, no? Catino, prigione. Ma i catini sono pieni, no, me ne frega un cazzo! Beh, non te ne può non fregare un cazzo, devi tappare la perdita che c'è sul tetto, o ti riempi la casa di catini. Voglio dire un'ultima cosa riguardo ai videogiochi. Secondo me, quindi, non è che il videogioco violento genera violenza, certo che se uno, un bambino, sta a 12 ore di fila, ammazzare le persone, poi impazzisce, esce di casa con un machete e ammazza quelli che incontra per la strada. Quello è il problema, che il ragazzino intanto è rincoglionito di suo, poi i genitori lo lasciano lì 12 ore di fila, poi è una sociale che sta lì 12 ore di fila a giocare, quindi è quello il problema, non è il videogioco in sé, non è il mezzo. Però un'osservazione devo fare agli sviluppatori di videogiochi, che in effetti prendiamo questo bel gioco che è Uncharted, il primo capitolo. È un gioco bello, però secondo me c'è un po' troppi combattimenti. Perché in certe situazioni è bella l'esplorazione, è bello anche quando c'è qualche nemico, perché te giri un angolo, senti una voce e ti vai a nascondere dietro un muretto. Il cecchino ti guarda col mirino rosso, te ta, un colpo.
poi ritorni, poi vai a scovare l'altro nemico. È bella anche questa componente del gioco, però in certi schemi c'è veramente troppi omini che ti vengono uno dopo l'altro, pum, 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 pum. Diventa noioso, diventa anche frustrante. E questo è dovuto anche al fatto che i giochi sono nati così, perché i primi sistemi su cui si svilupparono dei giochi erano dei plotter con delle linee orizzontali, diagonali, che si potevano incrociare tra loro. Quando si incrociavano avevi vinto o perso a seconda di come impostavi il gioco. E da lì sono nate poi le astronavine, i nemici che scorrono. Però, anzi, non mi sembra un po' sovrastimata nei giochi questa componente violenta. Perché nei giochi è bello anche, non so, violenta e competitiva, per esempio un gioco di corse, alle volte è anche bello godersi il panorama, ci sono degli scenari fantastici in certi giochi di corse, tramonti, scenari di mare, di montagna, con la neve. Mi ricordo il primo Tomb Raider, quanto era bella l'atmosfera, esplorare quelle tombe nascoste, e poi ogni tanto saltava fuori un nemico, un lupo feroce, ma erano rari, quello era il bello del gioco. Cioè, non è che tutti i giochi devono diventare una carneficina continua e priva di senso. In questo senso si potrebbe un po' ridurre la violenza nei giochi, recuperando un po' una dimensione più umana e meno nevrotica e più emozionale del rapporto con l'ambiente virtuale. Bene, detto ciò, vi saluto e vado a farmi una bella partitina a GTA 4. Perché prima del GTA 5 io mi gioco GTA 4.